No, non crede. Cioè, se lui Ma fosse sopravvissuto e tornato in politica. senta, anch'io mi sono posto questa domanda molto spesso. Ma se Moro fosse tornato in politica dopo aver costretto lo Stato a prostituirsi, a inginocchiarsi di fronte ai terroristi, avrebbe potuto restarci? Avrebbe potuto restare. Con che faccia? Vabbè, che siamo in Italia. Ma forse lo Stato sarebbe stato un altro perché i terroristi avrebbero vinto. Appunto, i terroristi avrebbero vinto. Quindi lui che cosa diventava? Il braccio politico del terrorismo? Che cosa diventava? Come poteva ripresentarsi? Va bene, gli italiani hanno lo stomaco forte, inghiottono tutto. Noi italiani abbiamo lo stomaco forte e inghiottiamo tutto. Ma insomma, Ci sono dei limiti. di fronte a un uomo la cui vita, la cui sopravvivenza aveva avuto quel prezzo per noi, noi non credo che avrebbe potuto ripresentarsi all'opinione pubblica italiana. Ecco qui. Moro fu assassinato il 9 maggio 1978 dopo quasi 2 mesi di sequestro e fu ritrovato in via Caetani, a metà strada tra la sede del PC e quella della DC, nel bagagliaio di una macchina. I partiti e il Vaticano avevano mantenuto la linea della fermezza, rifiutando di trattare il rilascio del presidente della DC in cambio di quello di alcuni brigatisti reclusi, una soluzione dapprima avanzata da Moro nelle sue lettere, in seguito anche dalle BR. In occasione del sequestro Moro, le BR non ottennero il riconoscimento di controparte implicito nella trattativa. Trattativa che ci fu invece in seguito a soluzioni di altri sequestri e non trassero dalla vicenda quei benefici che si prefiggevano, quantomeno una frattura tra governo e settori della polizia e della magistratura più direttamente impegnati nella lotta al terrorismo. Senta, ma Cossiga, ministro dell'Interno, dopo la fine di Moro pareva un uomo finito. Invece riemerse e percorse poi il massimo cursus honorum della Repubblica. Ecco, come avvenne questo? Ma avvenne questo prima di tutto perché Cossiga uscì bene da questa. Cossiga era ministro degli interni. Certo, e quindi si sentiva. Si sentiva responsabile di un fatto di cui non era responsabile, come si faceva a prevedere, a prevenire un colpo come quello di Via Falcone contro Moro. Era impossibile. Però lui, come ministro degli interni, se ne sentì responsabile. E quindi volle dare le dimissioni, dimissioni alle quali penso, forse illudendomi, di aver dato un piccolo concorso anch'io, perché in quei giorni Cossiga venne a Milano e mi chiamò, era alla prefettura, noi eravamo da un pezzo abbastanza amici. Io trovai un uomo distrutto, ma capii che non era distrutto dal colpo di via Fani e da quello che ne stava seguendo. Cossiga, da buon sardo, era coraggioso, era distrutto da una crisi depressiva che non lo rendeva capace di sormontare una tragedia del genere. Io dissi: senti, Francesco, tu sai che anch'io ho sofferto di questo brutto male, quindi ti parlo da esperto in un certo senso. Tu non puoi restare lì, tu te ne devi andare a curarti, ritornerai dopo. Non so se questo discorso fece effetto o no, ma io credo che Cossiga se ne andò un po' per senso di responsabilità, che gli fa onore, e un po' perché vide che non ce la faceva, che non ce la faceva organicamente, fisicamente. Era un passaggio estremamente difficile, però fu più facile per Andreotti, capo del governo, ma foderato di un, Sì. ecco, foderato di un cinismo, lo dico nel senso migliore della parola, cioè di una esperienza di governo tale che non lo rendeva sensibile a queste In cose. questo periodo Leone lascia il Quirinale e prende il suo posto Pertini. Ecco, è valida la contrapposizione tra un presidente discutibile e un presidente cosiddetto puro, tra virgolette? Ma dunque, come mi pare che già abbiamo detto,
Io non credo che Leone sia stato un presidente discutibile sul piano della moralità. Sì. Leone purtroppo... Teneva famiglia, Leone. Sì, Leone insomma aveva ridotto... Quella di Leone fu una presidenza di cattivo gusto, non di cattive abitudini. Ecco, ma perché fu messo Pertini? Ma fu messo Pertini anche perché Pertini rappresentava proprio l'antitesi. C'era bisogno che nel Quirinale entrasse una ventata d'aria fresca. E nessuno poteva portarla come Pertini, il quale, io lo scrissi allora, mi ricordo, era un miscuglio di certi personaggi che nella politica italiana c'erano stati già, per esempio un Cavallotti e un Bissolati. Lui aveva politicamente, Pertini, vogliamo usare una parola diciamo positiva, era un candido, cioè non aveva grandi idee politiche. Del resto Nenni lo diceva chiaramente anche nel suo diario. E anche Bissolati, altro socialista, era stato un candido. Viceversa aveva degli impulsi generosi e un po' spettacolari che erano tipici di Cavallotti. Infatti, quindi, poi vedremo, sarà un presidente molto popolare. Molto popolare. Il terrorismo rosso, il terrorismo brigatista, in sostanza, è stato vinto grazie a una legge sui pentiti. È stato vinto grazie al fatto che erano stati promessi grandi sconti di pena a chi avesse confessato ed indicato i complici, naturalmente, e questo ha funzionato. Ha funzionato per il terrorismo molto meglio di quanto abbia funzionato per la mafia, e lo vedremo in una delle prossime puntate, perché il terrorista, sia che lo animi un vero pentimento, sia che lo animi il desiderio di avere uno sconto di pena, una volta uscito dall'organizzazione è uscito per sempre. Non ha più nessun rapporto, non sarà mai più terrorista, perché è passata quella stagione di follia alla quale aveva partecipato. Il mafioso il più delle volte resta, come psicologia ma anche come attività, mafioso.